Gianni Colacione per Libre TV, oggi 28 novembre 2018, siamo in compagnia di Antonella Sotira, avvocato, già l'abbiamo vista su Libre TV più di una volta, in occasione di una presentazione di un libro di Angelo Martinelli. È una rassegna questa qua che si chiama? È un concorso letterario che si chiama Ius Arte Libri, il ponte della legalità, quindi un concorso letterario giuridico, ospitiamo libri scritti da magistrati o avvocati o da giuristi o da persone che hanno trattato tematiche legate alla legalità. Il fil rouge di questa edizione, che è la seconda edizione, questa edizione 2018-2019, è il concetto di identità spirituale e socio-giuridica degli uomini di valore. E quindi iniziamo con questo primo romanzo del nostro socio Angelo Martinelli, che l'anno scorso è arrivato finalista per il premio. È un romanzo appunto che rievoca un po' la storia del fu Mattia Pascal, quindi c'è questo avvocato che improvvisamente dopo un'udienza a Roma sparisce, e quindi si apre il caso, interviene il pubblico ministero Massimo Angeli, che è il protagonista di tutti i romanzi del dottor Martinelli, e quindi scoprirà il motivo di questa scomparsa, e addirittura, cosa inconsueta per un pubblico ministero, deciderà di assolvere. E quindi un noir in qualche modo? Sì, un noir con grandi colpi di scena, con una scrittura molto asciutta, ma soprattutto un libro sui rapporti sentimentali, perché la crisi esistenziale dell'avvocato Ianvilla Capranica nasce appunto dal suo essere pregiudicato sentimentalmente. Sono parole grosse queste, ebbene assistiamo a questa presentazione e ci ritroviamo più tardi. Grazie. Thank you.